Gossip, il marito di Eva Enger sbarca al Grande Fratello? A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello, il marito di Eva Enger si candida a far parte del cast, qui tutti i gossip sul reality di Canale 5. Martedì 17 aprile inizierà ufficialmente la 15ª edizione del cancelletto Grande Fratello, la terza condotta da Barbara D'Urso dopo un periodo di pausa in cui Mediaset ha preferito dedicarsi alla versione VIP. A pochi giorni dal debutto, e in mancanza di qualche ufficialità sul cast, un personaggio che ultimamente è stato al centro del cancelletto gossip si è candidato a diventare un concorrente. Stiamo parlando di Massimiliano Caroletti, il marito di cancelletto Eva Enger che in queste settimane si è esposto molto per difendere la sua dolce metà dalle critiche piovutele addosso dopo il Cannagate dell'Isola dei Famosi. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l'uomo sul reality di Canale 5 e quali sarebbero i candidati principali ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Massimiliano Caroletti azzarda, andrei al volo al Grande Fratello. La casa del Grande Fratello sta per accogliere dei nuovi inquilini, dopo l'incredibile successo della versione VIP, il reality torna su Canale 5 con un cast che si preannuncia davvero interessante. Anche se non è ancora stato ufficializzato il nome di nessun concorrente, insistenti gossip sostengono che a varcare la porta rossa saranno sia persone comuni che personaggi già noti al pubblico. La conduttrice Barbara D'Urso, in una recente intervista, ha rivelato che questa edizione dello storico programma Mediaset sarà molto particolare, oltre ai reclusi, infatti, trascorreranno del tempo nella casa più spiata d'Italia anche altri uomini e donne di passaggio. La napoletana, infatti, ha raccontato ai giornali che è stata adibita una zona precisa dell'abitazione in cui soggiorneranno gli ospiti che di settimana in settimana faranno compagnia ai concorrenti fissi. A proposito degli inquilini che il prossimo 17 aprile cominceranno la loro avventura al GFNIP, c'è da dire che ancora non si conoscono le identità dei protagonisti scelti dagli autori, ma ce ne sono tanti che si candidano a diventarlo da qui a poco tempo. Una persona che preme per partecipare a reality di Canale 5 è Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Enger, infatti, ha fatto sapere alla rivista Oggi che accetterebbe immediatamente di entrare a far parte del cast della trasmissione condotta dalla D'Urso. Ci andrei al volo, mi metterei a nudo ma sicuramente farei squadra. Sarei come sono nella vita, senza filtri. E soprattutto sarei vero come la TV merita di essere, ha fatto sapere il regista che recentemente è tornato al centro delle chiacchiere per aver difeso la moglie da mille accuse. GFNIP, tutte le novità sui concorrenti. Massimiliano Caroletti, dunque, si candida a diventare uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello, a poche settimane dalla bufera mediatica che ha travolto lui e la moglie. Da quando Eva Enger ha denunciato Francesco Monte e il suo presunto uso di marijuana all'Isola dei Famosi, tutti i media hanno iniziato a parlare della coppia e della loro presa di posizione contro il reality di Magnolia. Da quando sembrano essersi spenti i riflettori del gossip sul Cannagate, il marito dell'ungherese è tornato alla vita di sempre, ma oggi, a meno di una settimana dall'inizio del GFNIP, l'uomo sceglie di esporsi nuovamente chiedendo di entrare a far parte del cast del programma condotto dall'amica Barbara D'Urso. Se la napoletana accetterà la richiesta del compagno della Enger, lo scopriremo presto, a breve, infatti, saranno annunciati i nomi dei concorrenti ufficiali del reality, e solo allora sapremo se Caroletti è tra questi.
Altri personaggi semi-conosciuti che ultimamente sono stati accostati al Grande Fratello sono: Michael Terlizzi, figlio del naufrago Franco, l'ereditiera Camilla Lucchi, Matteo Gentili e Luigi Favoloso, rispettivamente ex di Paola Di Benedetto e fidanzato di Nina Moric, Lucia Bramieri, Angelo Sanzio, la versione italiana del Ken Umano, la modella Mila Suarez e Simone Coccia, compagno della senatrice Pezzopane.